Marco Lai, allenatore e giocatore della Lupo Amatori, dopo la sconfitta per 2-4 contro la Montagnola, c'è grande rammarico per come è andata questa partita, uno svantaggio di 2-0, poi il pareggio, e quando la partita sembrava indirizzarsi verso un binario ben preciso è arrivato il doppio colpo della Montagnola che ha portato a casa i 3 punti. C'è comunque soddisfazione per la prestazione della squadra nonostante il risultato? Sì, c'è soddisfazione parziale ovviamente, perché avevamo ripreso una partita durissima, perché loro sono bravi, molto bravi, e quindi diciamo posso soltanto essere contento per quello che hanno dimostrato i ragazzi, che nonostante il pallino del gioco ce l'avesse l'altra squadra, alla fine siamo andati in svantaggio sull'1-0 a un minuto da fine del primo tempo per un autogol, peraltro mio, ho fatto un errore, e poi i ragazzi sono entrati un po' demoralizzati nel secondo tempo, e infatti avevano preso il 2-0 subito, però c'è stata una grande reazione in una partita difficilissima, perché oltre al livello tecnico dell'avversario, che ripeto sono molto bravi, era una partita molto nervosa, difficile da gestire da entrambe le parti e anche per gli arbitri, anche eccessivamente nervosa, molto più del dovuto, perché da entrambe le parti c'è stato molto nervosismo, anche alcuni equivoci su alcune situazioni, che ormai si partiva col pregiudizio, si pensava che l'altra squadra stesse facendo male magari volontariamente, quindi c'era troppa tensione. Siamo stati bravi a riprenderla, poi eravamo stanchi, molto stanchi, quando sei stanco è più facile fare un errore, e noi abbiamo fatto un errore madornale gestendo male la palla sul gol del 3-2, e lì è finita. Il quarto non lo prendo neanche in considerazione, sia per una questione di tenuta fisica, perché ormai io vengo in 17-18, sembra che siamo tanti, ma in realtà abbiamo 4-5 infortunati, uno si è fatto male durante il riscaldamento, cioè, il quarto gol non lo conto, il terzo ci ha tagliato le gambe, peccato perché la partita era ripresa, meritatamente penso, nonostante loro abbiano giocato meglio, io penso che noi a livello di intensità di grinta non abbiamo demeritato, peccato, evidentemente loro sono stati più bravi, doveva andare così, però hai detto bene tu, sono stati bravissimi ragazzi, e quindi devo solo fargli complimenti fino a quei 5 minuti alla fine. Lunedì prossimo c'è la sfida con il Sette Bagni, se si prende in considerazione l'atteggiamento messo in campo per la rimonta, si può pensare di andare ad insidiare, volendo, anche la zona playoff, partendo da questa partita con il Sette Bagni? Sì, ma non bisogna fare l'errore di pensare che bisogna riprendere sempre le squadre e quindi dobbiamo andare in svantaggio per... Cioè, no, dobbiamo imparare a fare gol magari per primi, e nel caso in cui lo fai devi essere bravo anche a gestire. L'altro giorno ero sul 2-0 in challenge, ci siamo fatti riprendere in maniera, cioè dal 2-0, 2-1, finite 3-2 e poi abbiamo dovuto rimontare in 10, cioè dobbiamo sapere gestire meglio le cose, è ovvio che deve essere un punto di partenza, questo atteggiamento va benissimo, però bisogna anche che tutti quanti e non solo alcuni mettano una certa intensità, mettano la gamba, mettano il corpo, perché qualcuno ogni tanto la tira dietro. E in quel caso, se davanti agli 11 giocatori che nessuno la tira dietro, è difficile, si fa dura. Devi giocare tutti e 11 con la stessa intensità, la stessa grinta, la stessa voglia, perché altrimenti fai fatica. Se fai così, puoi fare un buon risultato contro il Sette Bagni, ma contro chiunque. E se poi non lo fai, perché loro sono più bravi, va bene lo stesso.